Autogemelli, concessionaria esclusiva BMW a Vicenza, Bassano e Zanè. Buona giornata e ben ritrovati, un'edizione che si apre con un fatto di cronaca, con la cronaca dell'accoltellamento avvenuto questa mattina a Bolzano Vicentino. A parlarcene da Bolzano Vicentino in collegamento è il collega Tiziano Bullato. Buongiorno Tiziano. Sì, buongiorno Alessandra, buongiorno anche a chi ci sta ascoltando. Ci troviamo in questo momento in via Generale Giardino 20 a Bolzano Vicentino, una palazzina di tre piani dove questa mattina si è verificato un incidente, un ferimento davvero molto grave nei confronti di due tecnici di AIM servizi a rete. I due tecnici AIM erano arrivati in questa palazzina per riattivare i contatori di una utenza dopo un periodo nel quale appunto i contatori erano stati staccati. Quando si fa questo genere di operazioni è necessario, lo prevede il regolamento, presentarsi a casa dell'utente per verificare che una volta riaperti i contatori non ci siano perdite dai rubinetti o che qualcosa non sia stato lasciato aperto. Nel momento in cui i due tecnici hanno bussato alla porta di questa persona sono stati aggrediti, il primo con un violento pugno al volto, il secondo con una serie di coltellate che lo hanno raggiunto alle braccia, alle mani e sembra anche all'addome. I due tecnici sono riusciti a divincolarsi, a chiamare soccorso, a far intervenire il 118, quello accoltellato è stato portato in pronto soccorso, per lui al momento un codice rosso, si spera che non sia in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri che hanno sigillato la situazione e in questo momento, mentre vi sto parlando, la macchina dei carabinieri sta portando via l'inquilino che avrebbe aggredito i due tecnici di AIM e che molto probabilmente verrà arrestato. Sul posto è ancora in corso la ricerca dell'arma utilizzata dall'uomo per aggredire il tecnico di AIM. Per il momento è tutto Alessandra, te la linea. Grazie Tiziano, buon lavoro. Avevo in corpo un tasso alcolico di circa 5 volte superiore rispetto a quello consentito ad un automobilista normale, peggio ancora per un camionista. Forse questo l'uomo lituano al volante di un camion Mercedes ha deciso di fermarsi nel bel mezzo della statale 500 all'altezza di Brendola. Il tutto nel primo pomeriggio di ieri, lo hanno trovato così un vero pericolo per la circolazione e a trovarlo appunto gli agenti del consorzio di polizia locale dei Castelli. Il camionista è stato sanzionato per divieto di sosta e il mezzo sottoposto a fermo dal momento che la multa non è stata pagata. Ancora cronaca e la procura chiude le indagini su un gruppo di persone, 5 in tutto, che hanno letteralmente terrorizzato l'Alto Vicentino. Le accuse sono rapina, un tentato omicidio e spaccio di droga. Vediamo. La procura ha depositato il fascicolo, ha avvisato tutti e 5 gli indagati. Hanno 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogati o per presentare memorie difensive, al termine dei quali il pubblico ministero Paolo Pecori eserciterà l'azione penale. Fra aprile e maggio era stato il nucleo investigativo dei carabinieri a chiudere il cerchio delle indagini attorno a Marino Miotello, Fabio Giqui Giovanni, Gloria Palladio, Walter Spagnolo e Endrit Zequia. Il primo clamoroso episodio era stato quello del 5 aprile, quando Miotello e Giqui Giovanni avevano tentato di rapinare Angelina Magrin facendosi dare un passaggio e poi minacciandola con un coltello. Sorpresi dai carabinieri, avevano cercato di fuggire e avevano investito volontariamente la loro vittima, 71enne, provocandole gravi ferite. Per questo rispondono di rapina e tentato omicidio. I due, assieme a Walter Spagnolo, rispondono però anche di associazione per delinquere finalizzata all'ideazione e realizzazione di un numero imprecisato di rapine e furti. Gloria Palladio, compagna di Miotello, risponde a sua volta di rapina per un fatto accaduto il 27 marzo a Tiene. Con Endrit Zecchia era convinta di poter prendere 3-4 mila euro a Sara Trenti, consulente commerciale della ditta Lux di Padova. In quell'occasione i banditi dovettero accontentarsi di prendere un telefono cellulare Samsung. Per tutti anche il sospetto di traffico di stupefacenti.
64 uccellini vivi tra lodole e tordi, tutti di provenienza illecita e tutti senza l'anello di riconoscimento che, ricordiamo, è obbligatorio. Questo è quello che hanno trovato gli uomini del distaccamento di Thiene della Polizia Provinciale che dopo indagini e appostamenti hanno sorpreso due cacciatori di Galliera Veneta e Mussolente. Il commercio, ricordiamo, l'acquisto e la detenzione di fauna selvatica è di per sé un reato. Sfollata da un anno e mezzo, la famiglia dal lago di Arcugnano potrà nel 2015 rientrare nella casa che era stata soggetta a una frana. Vediamo. Era maggio 2013 quando ad Arcugnano un pezzo di collina si è sfaldata precipitando dentro la casa della famiglia dal lago. Da allora 11 persone non sono più rientrate nella loro abitazione. I tempi per la messa in sicurezza si sono dilatati a dismisura a causa dei finanziamenti bloccati dal patto di stabilità e dalle infinite procedure burocratiche tra moduli e documenti rifatti più volte. Ora, dopo un anno e mezzo, arriva la svolta. Il comune ha dato il via libera al bando di gara. Venerdì 21 novembre verranno aperte le buste con le offerte di 15 ditte. Tra le condizioni richieste l'immediata partenza dei lavori e la durata massima, che deve essere di 75 giorni. Previsto anche un premio di accelerazione in caso di tempi ridotti. Dagli uffici comunali assicurano che a metà dicembre dovrebbero iniziare i tanto sospirati lavori. Nel 2015 la famiglia dal lago potrà finalmente rientrare in casa propria e cominciare a dimenticare la paura di quel terribile 16 maggio. Ci spostiamo a Thiene, dove è entrato in vigore il nuovo sistema di appuntamento obbligatorio per l'ufficio tributi, che permetterà di avere informazioni sulle proprie pratiche relative all'IMU, la TASI e la tassa rifiuti senza dover far lunghe attese. L'assessore al bilancio e ai tributi Alberto Samperi spiega che l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di offrire un servizio professionale, un supporto tecnico professionale, accorciando naturalmente i tempi di disbrigo delle pratiche. La prenotazione online potrà essere fatta accedendo al sito del comune e aprendo la sezione servizi online. Al Teatro Civico di Schio torna Gabriele Vacis per leggere e raccontare Luigi Meneghello. L'appuntamento è sabato 15 novembre alle 21, assieme a lui sul palco, Mirko Artuso. Contemporaneamente allo spettacolo, nel foyer del teatro sarà allestita la mostra Illustra Nos Amalo. C'è pochissima pubblicità, a tra poco. Sicurezza. Ben ritrovati, continuiamo con il nostro giornale, con la nostra inchiesta quotidiana. Con il 53% dei consensi, il Veneto sarebbe al primo posto tra le regioni favorevoli ad essere indipendenti da Roma. Proviamo noi a fare un sondaggio e vediamo un po' cosa viene fuori. Lei sarebbe favorevole all'indipendenza politica del Veneto? Ma certo. No. Ah, non so. Sì o no? No. Favorevole o no all'indipendenza del Veneto? Sì. Favorevole. No, indipendenza, autonomia sì. Per quanto riguarda me, il mio pensiero sulla... potrebbe anche essere una cosa positiva. Favorevole o no all'indipendenza del Veneto? No. No. Siamo stati sempre tutti Italia, tutti uniti, non capisco insomma, ma è proprio l'indipendenza da cosa. Ma non me ne intendo di queste robe. Farei favorevole. Favorevole. Non sono favorevole, perché penso che non è abbastanza matura per essere indipendente. Sono favorevole. Sì. Favorevole. Favorevole. Uno mi guarda me sulla faccia, ma certamente... Favorevole, certo. No, contraria. Favorevole o no l'indipendenza del Veneto? No, assolutamente no. Tutto è pronto per la mezza maratona dei 6 comuni che, ricordiamo, è in programma domenica prossima, e anche per la Ma Run che si svolgeranno appunto la prossima settimana. La mezza maratona dei 6 comuni, ricordiamo, è giunta alla sua 7ª edizione e partirà proprio dal centro di Marano, da Piazza Silva. Porte aperte venerdì 14 novembre agli istituti scolastici Cardinale Cesare Baronio di Viale Trento per la presentazione dell'offerta formativa. Liceo scientifico, sportivo, aeronautico, ragionerie e geometri. Perché scegliere il Baronio? Scegliere il Baronio perché anzitutto nel nostro istituto gli alunni non sono dei numeri ma sono degli individui, sono delle persone ed in quanto tali sono seguiti con passione e con costanza dal corpo docente.
Ma Istituto Baronio è anche scuola media. Stiamo cercando di fare un potenziamento linguistico e un potenziamento sportivo molto interessanti. Potenziamento sportivo esiste già da parecchi anni, funziona. Per quanto riguarda il potenziamento linguistico è una novità. Stiamo cercando di portare a Vicenza una scuola che abbia un insegnante in madrelingua e abbiamo iniziato con un potenziamento di progettazione, ovvero un paio di ore oltre quelle curricolari in cui un insegnante in madrelingua spiegherà storia dell'arte e informatica. Ancora sport, prima trasferta di Eurolega per il Beretta Fami, la Schio che questa sera palla a 2 alle 19 affronta la terribile formazione del Tango Burgess. Solidità, intensità e gruppo potranno essere queste le chiavi per far bene sul campo delle transalpine, potendo contare anche sul ritorno ormai completo di Jolin Anderson. Questa è l'ultima notizia di questa edizione. Buona giornata. Autogemelli, concessionaria esclusiva BMW a Vicenza, Bassano e Zanè.